Dove vado? A chi mi posso rivolgere? Dove porto il mio piccolo per socializzare con altri bambini della sua età? Dove incontro mamme come me con le quali confrontarmi? Quali servizi ho a disposizione nel territorio dove vivo? Sono questi alcuni degli interrogativi che una donna, fin da quando aspetta un bimbo, si pone perché vorrebbe assicurare il massimo alla sua famiglia. E a Cesano Boscone l'amministrazione comunale ha attivato direttamente o attraverso una rete istituzionale territoriale molti servizi per le mamme e per i loro figli. Dall'attesa alle diverse fasi della crescita. In uno spazio comunale, in via Vespucci 5, c'è il consultorio dell'ASL, dove vengono eseguite visite ginecologiche e corsi di preparazione al parto, e successivamente sono a disposizione lo spazio pesata, il massaggio neonatale, il gruppo allattamento, le vaccinazioni. Poco distante c'è il parco Sandro Pertini, in zona centrale, dove si può passeggiare con la carrozzina o portare i bimbi a giocare con l'altalena, lo scivolo o a rincorrersi nei prati. Dopo qualche mese però occorre tornare a lavorare e trovare qualcuno che si possa prendere cura del proprio piccolo in un ambiente che lo aiuti a crescere socializzando. A Cesano ci sono due asili nido comunali con circa 130 posti per piccoli da 0 a 3 anni, a tempo pieno o parziale. Allora è un servizio molto comodo qui in Cesano, strutturato su due nidi, uno al tessera e uno in posizione più centrale e funziona per le famiglie che hanno entrambi i genitori che lavorano inizia alle 7 e mezza del mattino e, e praticamente il servizio termina alle 18 alla sera. Al mattino si inizia alle 7.30 fino alle 9 con l'accoglienza dei bambini e poi si prosegue con le attività fino al pasto. Il cibo è tutto biologico, è preparato nelle cucine interne alle due strutture. Ho cresciuto il numero dei bambini a te, forse a tempo parziale, un po' legato forse all'esigenza, forse un po' delle famiglie o anche delle mamme magari di eh, ridurre un po' il tempo per dedicarsi più ai propri figli. Questo soprattutto al nido Montessori di Via Gramsci perché al Coccinella di via Garibaldi la situazione è diversa. La richiesta maggiore di tempo prolungato in questo asilo, ci sono parecchi bambini che rimangono la sera. E se non si può andare al nido c'è oltre il nido, uno spazio per piccoli fino a 4 anni, nella sede di Piazza Giovanni XXIII, gestito dalla cooperativa sociale Eureka in collaborazione con il comune. E quando il bimbo cresce ci sono quattro scuole per l'infanzia e una paritaria c'è poi il ciclo delle elementari con cinque primarie. In ogni plesso il comune garantisce un servizio di pre e post scuola per i genitori che lavorano. Spazi anche per la cultura e la lettura nella biblioteca comunale, dove è stato allestito uno spazio bimbi di età compresa tra 0 e 4 anni. Poi è bello perché sono anche comunque dei giochi, soprattutto per la piccola si distrae con queste cose poi prendiamo un libro e andiamo a casa e lo leggiamo. Cesano Boscone offre anche tante occasioni per fare sport. Con le proposte delle diverse associazioni che utilizzano le palestre comunali. E in estate c'è il campus, un vero e proprio punto di riferimento per bambini da 6 a 12 anni. Ma il campo, che comprende circa un'ottantina di bambini, è strutturato su cinque attività sportive che i bambini effettuano nel corso della mattinata. Tiro con l'arco, atletica leggera, basket, calcio. E Baby Sport. Alle iniziative proposte al centro sportivo Cereda si aggiungono quelle degli oratori, sostenute anche dal comune, e il centro estivo per i piccoli da 3 anni a 6 anni, nella scuola dell'infanzia di Via Libertà. E I bambini iniziano col prescuola dalle 7 e mezza fino alle 9, poi dopodiché alle 9 viene servita la colazione, e alle 9 e mezza poi iniziano le attività del centro, che durano più o meno due orette, e ci sono le attività artistico-creative. E dopodiché, dopo i laboratori creativi ci sono i giochi in giardino. C'è poi il pranzo, la nanna, le attività ricreative, la merenda e il ritorno a casa. Una molteplicità di proposte accompagnate da specifiche politiche di sostegno alle mamme e alle famiglie in genere. Nei progetti dei servizi sociali ci sono infatti i gruppi di auto mutuo aiuto. Vengono distribuiti gli assegni di maternità, i moduli per la dote scuola e i contributi economici per i meno ambienti.